Ciao a tutti, siamo qui con Gabriella, una persona meravigliosa che fa parte del percorso Vita Straordinaria. Ciao Gabriella e grazie per essere qui. Ciao Patrizia, ciao a tutti. Allora Gabriella, senti, vuoi condividere come stavi prima di iniziare a lavorare insieme? Qual era la tua situazione, la tua condizione? Ho avuto un periodo, cominciavo a tagliare tanti rami secchi che non mi portavano niente e mi sono ritrovata a pensare solo al lavoro, la mia casa, il lavoro. Era una vita che non mi dava più soddisfazione, non trovavo uno scopo, non trovavo un mio posto nel mondo, per cui avevo tanta confusione, volevo fare tante cose, ma poi rimanevo bloccata. E per un bel po', insomma, sono stata in questo stato che mi aveva portato un po' a deprimermi, no? Perché dicevo, possibile che non trovo uno scopo per essere su questa terra? Ho aiutato tante persone, ma poi non so aiutare me ad uscire da questa situazione. Intanto che non ho incontrato te, ho visto tante testimonianze che comunque si erano messe al lavoro e avevano trovato il loro scopo. Avevano ritrovato la voglia di vivere, la gioia di vivere soprattutto. Non mi sentivo bene con me stessa. Non mi sentivo bene con la mia famiglia, che sono due sorelle con cui io per loro provo tanto affetto, ma abbiamo tanti scambi un po' accesi a volte. Abbiamo perso la mamma che eravamo un po' tutte piccole. Io sono sempre stata un po' considerata un po' strana, con i grilli per la testa, una ribelle, anche se poi facevo quello che voleva mio padre. Era anaffettivo e quindi questo ci ha segnato molto. Ognuna di noi si accaniva una sull'altra. Questa cosa non era gratificante, almeno per me, perché poi non mi passava facilmente. Mentre loro, il giorno dopo 2 giorni, tutto bene, ciao, come stai? Io non ci riuscivo. Adesso con il lavoro fatto con te ci riesco. Sono divorziata, vivo da sola, non ho figli, mi sono data tanto sul lavoro, però poi alla fine era solo lavoro, uscita da lì non c'era null'altro. Tante amicizie che erano reputate da me amicizie, ma per il resto non ero nessuno. Quindi ero un po' chiusa in me stessa, ero proprio ingarbugliata con i pensieri, non trovavo una via d'uscita a questa situazione. Era una vita di soddisfazioni se uscivo e mi compravo un vestito, ma poi finiva il giorno dopo, perché avevo comprato il vestito dei miei desideri, era passato il momento di felicità, ma poi stavo di nuovo come prima, con le mie insoddisfazioni, il mio voler dare amore e cercare amore, ma non saperlo dare, perché per molti versi ho capito che mi dicevano che stavo troppo sopra, che ero egocentrica, e quindi queste cose mi ferivano ancora di più perché io pensavo di dare amore. Lavorandoci sopra ho capito che sì, è vero, lo facevo con amore, ma era più per riempire tanti vuoti che avevo dentro di me. Quindi ero diventata una persona un po' apatica, no? Non riuscivo più ad avere neanche relazioni con le persone perché non mi fidavo più delle persone perché comunque mi avevano ferito, si erano approfittato. Sono io che ho lasciato che loro si approfittassero di me, capito sempre dopo. Era un sopravvivere e non mi piaceva più. Non sapevo come uscirne e ritrovare la gioia di vivere, essere in compagnia di persone che comunque erano simili, ma non le trovavo. Lascio immaginare che vita può essere, no? Ti alzi al mattino, vai al lavoro, sì, hai la soddisfazione di fare cose nuove, di essere stimata, di essere portata ad esempio, però poi che mi dava? Niente più. Beh, la mattina mi alzavo e dicevo, riprendiamo la giornata, rifai il traffico, rivai al lavoro. Quindi la mattina mi alzavo e dicevo, oddio, un'altra giornata, che mi aspetterà oggi? Era la solita noia. Mi alzavo, mi facevo le mie cose, preparavo le mie cose, partivo, andavo al lavoro. Uscivo dal lavoro, ritorno a casa con il traffico e che non sopportavo più neanche quello, perché comunque ero io che stavo nel malessere, proprio mentale, oltre che nel cuore, nell'animo, proprio sentivo che non ero più nel posto mio, non sapevo più dove stare. Quindi tornavo a casa o leggevo per non pensare alla mia situazione, cercavo qualcosa che mi distraesse, perché non sapevo più neanche pensare e come uscire da questa situazione. Sabato e domenica chiusa a casa.
aspettando di riuscire per il lunedì, ma non era una vita, ma non sapevo come uscirne. Cercavo un motivo per ritrovare me stessa, per ritornare quella che ero, gioiosa, allegra. Ultimamente guardavo più se la gente mi giudicava, quindi cercavo innanzitutto capire chi ero diventata e come poter tornare ad essere gioiosa, felice di alzarmi e avere qualcosa di bello da fare che comunque mi prendeva sia sul lato emotivo che sul lato comunque materiale, fisico, mi facesse ecco, sentire proprio viva. Io questo volevo, non essere più un vegetale, perché stavo diventando quello. Cercavo qualcosa che mi facesse rivedere la bellezza della vita, che comunque l'amore lo devi dare prima a te stessa, cercare dentro di te e poi sicuramente saprai dare amore anche agli altri, ma un amore sano. Non perché ti senti solo e devi sentirti amato, per cui ti dai senza ricevere, senza riserve, ma non stai bene tu e non sta bene a chi dai, perché tu dai per avere comunque attenzione, davo per avere attenzione e per sentirmi importante. Non succedeva questo, quindi stavo male io, perché dicevo, ma faccio tanto, rinuncio a me e poi comunque non vado bene. Perché non vado bene? E quindi non lo capivo e lo dovevo capire con te, Pattina. E di questo ti ringrazio proprio tanto, che mi hai portato su un baratro. Posso dire che sono stata su un baratro per poter risorgere a nuova vita, con la luce prismatica proprio. Adesso vedo tutti i colori, si accendono le lucette, plin plin plin. Bellissima questa descrizione, Gabriella. C'è stato un evento che è stata, come possiamo dire, la goccia che ha fatto traboccare il vaso, che ti ha fatto dire adesso devo fare qualcosa. Sentire che cioè, vivevo ma stavo morendo. E l'ultima discussione con mia sorella che mi ha detto: tu sei egocentrica, non capisci, pensi solo a te. E lì ho detto: qualcosa non va perché loro vedono una cosa, io ne vedo un'altra, forse sto sbagliando tutto. Dove posso andare, cosa posso fare? Quindi questa è stata una doccia gelata, tanti cubetti di ghiaccio, mi hanno proprio scalfito. Da lì ho detto: qualcosa dovrò fare. E sei capitata tu, che bellissimo. Ti ringrazio. Non ti ho cercato, ma mi sei capitata, quindi adesso dico che le cose non capitano per caso e capitano quando ti occorrono. Perché io non ti ho cercato, non ti conoscevo, girando così su internet, proprio per capire cosa potevo fare, sei apparsa tu. Non ho neanche riflettuto, ho chiesto un colloquio con te. Ricordo che fremevo per parlare con te, ma avevo anche un po' di timore, sempre perché mi giudicavo io e mi giudicavano gli altri, quindi pensavo cosa gli dirò, come mi presenterò, chi sono. Invece tu non mi hai fatto sentire questo, tant'è che credo di essere stata alquanto sfacciata quando tu mi hai detto perché devo scegliere te, e io ti ho detto perché forse potrei dire che sono una dei tuoi migliori allievi. Infatti sei qui e non a caso. Sai che quando uno è convinto di farcela e di fare un gran lavoro, poi alla fine finisce che lo fa come tu hai fatto. Ma cosa ti ha convinta a iscriverti al percorso? Mi ha convinta le tante storie che ho sentito degli allievi che sono stati nel percorso prima di me. Sentire le loro storie erano diverse dalle mie, ma di fondo erano uguali alle mie. Ognuno ha il suo percorso, ma stringendo, tutte avevamo un dolore dell'anima, il bambino interiore che non c'era più, non c'era più la gioia, lo scopo, qual era? Sentire loro, sentire la loro adorazione per te e poi sentire te. E quindi lì ho capito il perché ti adoravano. Inizialmente ho detto, ma perché tutta questa adorazione, no? Però poi bisogna lavorare con te per capire dove ci fai arrivare, quante paure ci fai superare, quanti blocchi, che penso da soli non. Ma io neanche con la psicologa, sono stata anche da una psicologa, ho smesso di andarci perché era come parlare con un'amica e non mi arrivava nell'anima. Con te ci sono riuscita, quindi non ero malata, ma dovevo essere sbloccata, dovevo capire chi ero e non avere paura di dimostrare chi ero. Di nuovo grazie, Patrizia. Oh, che carina, guarda, sono molto molto contenta. Ma senti una cosa, Gabriella, vuoi condividere quali sono i risultati che hai già ottenuto? Perché Gabriella
non ha completato il percorso. Gabriella ha già ottenuto un sacco di risultati. Vuoi condividerlo con i nostri amici, le persone che ci guarderanno? Beh, io ho superato innanzitutto il timore di essere me. Ho capito che non sono matta come mi hanno sempre fatto credere, ma sono diversa dagli altri. Ognuno ha la sua unicità. Ho capito questo e mi sento molto più libera. E ho capito che io ce l'ho uno scopo e questo scopo mi rende gioiosa a dire poco, perché mi passano mille idee per la testa, no? Per portare avanti questo sogno, quest'amore che voglio dare agli altri, disinteressato, ma ho capito che per dare devo anche ricevere. Ho capito che non posso avercela con gli altri, ma sono stata io che ho permesso tante cose agli altri. Io ho lavorato sul perdono innanzitutto di me stessa, perché io ce l'avevo tanto con me stessa, per aver permesso agli altri di sfruttarmi, di non considerarmi, ma alla fin fine ero io la prima a non considerarmi e farmi sfruttare. Sono riuscita a perdonare mio padre, ormai sono 15 anni che è morto. E il perdono ha aiutato tanto me, mi ha proprio liberato. Era come se avevo un macigno al posto del cuore, senza perdono verso di lui e verso me stessa. Ho recuperato un rapporto diverso con le mie sorelle, ma non perché sono cambiate loro, ma sono cambiata io. Quindi loro si pongono a me in modo diverso. Adesso non mi dicono più se matta, se strana, è il caratteraccio. Sono sempre diretta nel mio dire, però lo so fare in modo diverso. Questo grazie al lavoro fatto con te, all'introspezione. Sono cambiata anche sul lavoro. Mentre prima anche sul lavoro mi davo tanto, adesso so dire no con gentilezza e con grazia. Mentre prima mi arrabbiavo e facevo comunque quello che mi chiedevano. Però anche lì passavo per quella strana, la signorina Rottermeier, perché mi alteravo. E invece adesso rispondo no, non posso, con il sorriso, con la gentilezza, o se mi fanno qualche critica, se la trovo giusta, gli dico mi spieghi meglio, perché così posso cambiare. E questo vuol dire tanto. Non l'avrei mai fatto. E invece sto imparando la gentilezza, sto imparando a volermi bene, anche l'approccio con il cibo. Prima, quando ero annoiata, andavo, c'avevo sempre la mia scrocchiarella, il mio biscottino. Magari non facevo i pasti, ma andavo a stuzzicare queste cose, che per il fisico non facevano bene, ma mi davano comunque conforto. Adesso il conforto lo trovo nella meditazione, lo trovo nel rivolgermi alla fonte, nel fare lavori. Perché adesso mi sono comportata così? Ho fatto tanto. Se scrivo quello che ho fatto, lo vado a rileggere e dico: ah, però non sei poi così male. Bisogna che ti Direi dai qualche pacchetta sulla spalla in più. proprio di sì, perché hai fatto veramente dei passaggi. Io già solo se ti guardo in viso, la persona con cui ho fatto il colloquio un po' di mesi fa e quella che sei adesso, due persone completamente diverse. Anche fuori mi dicono: ma che hai fatto? Ti sei ringiovanita, ti vedo diversa, sei dimagrita. Io dico: no, no, il peso è sempre quello, ma forse mi si è tirata su la pelle, ho fatto qualche rassodamento. È vero o me lo dicono? Sto proprio a Ma mille, tornata dall'Algarve. racconta cosa ti è successo in Algarve. Io sono da tantissimi anni fifona dell'acqua, mi piace tanto il mare, ma arrivo dove l'acqua al massimo al polpaccio e torno indietro per la paura. In Algarve, una mattina alzati alle 5, andiamo in spiaggia, c'erano i kayak che ci aspettavano. E a due posti, no, non è possibile, io non posso salire, mi dicevo. Ma io ho paura dell'acqua, figuriamoci se entro dentro a queste bagnarole e devo pure remare che non sono capace. Poi ho detto: però provaci, mettiti in gioco come hai fatto fino adesso. Sono entrata, siamo stati fuori 3 ore. 3 ore di tranquillità nel vedere bellissimi posti, bellissima la sensazione, l'emozione. E mi dicevo: ma guarda che sto pagaiando. Dentro di me dicevo: ma non è possibile, io sto qui. È stata una sfida che non l'ho neanche sentita una sfida. Mi sono messa in gioco fidandomi di te, anche se tu non eri nel mio kayak. Non lo so che cosa è successo. So che io mi sono fidata di te. L'ho proprio sentito da dentro. Poi sono andata con altre persone, ma c'eri tu e mi dava sicurezza. Siamo andati sulla barca, eravamo in tanti, quindi sono salita e ho detto: e se adesso
quando qualcuno si muove e questa barca c'era un vento tremendo, vado proprio a fondo perché non so nuotare, siamo in alto mare. E invece anche lì, tranquilla, mi sono davvero messa in gioco. Ah, tra l'altro devo raccontare una cosa perché le persone che ci seguono magari non lo sanno. In Algarve che cosa abbiamo fatto? Abbiamo fatto il ritiro vita straordinaria. All'interno del percorso abbiamo anche questo ritiro che facciamo una volta all'anno dove ne succedono di tutti i colori. L'abbiamo fatto 2 volte in Spagna, una volta in Portogallo, la prossima volta non possiamo dirlo. In questo evento in cui ci troviamo dal vivo e lavoriamo insieme, lo facciamo sempre all'aperto, in posti bellissimi, facendo una trasformazione attraverso le esperienze, che è un modo di lavorare che rende tutto molto molto più bello, più leggero, più piacevole, più vivo e anche molto concreto. Ma cos'altro è successo, Gabriella, in questo ritiro? Che ognuno di noi ha visto il suo sogno, l'ha visto, io l'ho visto realizzato, l'ho visto proprio concreto, mi sono vista lì, per cui ho detto devo fare qualcosa perché questo sogno c'è, è il mio scopo, è tornata, mi devo mettere all'opera per portarlo avanti. Ho scoperto il mio scopo e questo mi ha dato ancora più vigore per portare avanti la scoperta di me. Ho capito che non mi piace più andare a lavorare dove sto andando. Mi auguro che mi licenziano e mi mandano a casa perché devo portare avanti il mio scopo. Ogni giorno mi dicono: ma ti hanno chiamato? Spero di sì. Cioè, ma come speri di sì? No, no, non devi andare. Sì, io ho tante altre cose da fare. Devo realizzare qualcosa. Cosa che è mio, che vedo qualcosa di grande, che mi dà tanta gioia, tanta felicità, anche insieme ai compagni di viaggio con cui io sono in contatto, mi trovo a fare progetti con loro. L'Algarve è stato proprio l'exploit. Io sono tornata proprio frizzante, nonostante eravamo stanchi, abbiamo lavorato tantissimo, abbiamo dormito pochissimo, e adrenalina proprio a mille. Io ho scoperto tante altre cose di me che non avevo capito prima, no? È bellissimo lavorare con te e capire tanto di se stessi, perché noi pensiamo forse di conoscerci caratterialmente, ma poi non conoscevo i miei lati oscuri, le mie ombre, i miei blocchi. Io blocchi, non ho blocchi, e invece avevo tanti blocchi che ho scoperto lavorando con te. Ho scoperto tante cose che non avevo capito di avere. Ho capito quello che non mi faceva sentire felice. Vivere una vita effimera, ti compri la borsa che ti piace, ma poi non c'è più niente. Esci con gli amici, fai baldoria, ma poi non c'è più niente. Sono tutte gioie momentanee, non ti riempiono il cuore. Invece avere uno scopo, sapere chi sei, riconoscere. Io adesso sto a casa il sabato e la domenica, ma perché ho tanto lavoro da fare, ma lavoro mio personale, il lavoro che mi porta a raggiungere i miei scopi, i miei sogni. Come dici tu, non è un lavoro, è un piacere. E ogni giorno scoprire qualcosa di nuovo, ma anche essere più attenta a quelle che si possono chiamare coincidenze, che prima non ci davo peso, adesso invece le noto. Ho smesso di mangiare addirittura il pane, io che sono una che si affogava di pane. Io non mangio più pane, non prendo più latte, che per me era sacro la mattina il latte. Cambiamenti su più fronti. Mi vengono tutti spontanei. Non ne vado a cercare uno, adesso devo fare questo. No, mi vengono spontanei e io li seguo, fluisco e mi affido. Allora, il mio scopo è aiutare le persone a vivere come sto vivendo adesso io, a fargli capire che loro sono unici, siamo tutti unici, ognuno di noi ha il suo scopo, che è diverso dall'altro, e creare insieme ai compagni di viaggio un centro, un'associazione, ma aiutare le persone a credere in se stessi, a credere nei loro sogni e vivere la vita a pieno, non dare più credenze a quello che la società ti dice o che i familiari ti dicono: è giusto che ti sposi, che ti compri una casa, che hai un lavoro fisso e fai
fai morire te dentro. Io ci sono passata, è stato bruttissimo, adesso sono talmente piena di gioia, di amore da dare agli altri. Ci sei con i compagni di viaggio? Questo è lo scopo, creare un qualcosa che possa aiutare tante altre persone a trovare la loro strada, anche i ragazzi che non hanno ambizioni, a fargli capire che l'ambizione sana, il loro ritrovare, il loro mettersi in gioco è qualcosa di bello nel riconoscere la vita che Dio ci ha dato. Siamo qui con uno scopo, le possibilità di vivere felici, perché nessuno vuole che si viva nella tristezza o nel dolore. A volte il dolore serve per capire cosa c'è di bello oltre. Quindi bisogna che ognuno di noi cresce, superando le difficoltà, cresci, ti fortifichi e sei pronto a fare un salto nella gioia. Sono tutte prove che ti forgiano, che ti aiutano a capire il bello che puoi fare e che puoi essere. Bellissimo, Gabriella. Bellissimo anche il progetto perché coinvolge persone che hai conosciuto recentemente, ma con cui c'è stata un'affinità talmente forte che in soli 4 giorni avete trovato quelle affinità che vi fanno pensare di creare qualcosa di meraviglioso assieme. Ci sono tante persone con cui vengo in contatto che mi dicono che si sentono sole perché non riescono a trovare anime affini, incontrano sempre persone con cui non c'è condivisione così profonda e in solo 4 giorni invece rapporti completamente stravolti. Sì, ho conosciuto persone nuove che non conoscevo. L'intento è lo stesso e quindi senti proprio empatia, affinità, la voglia di creare qualcosa insieme, di confrontarsi, ognuno di noi nel percorso da all'altro. E questa è una cosa bellissima che fuori difficilmente trovi. Ma senti, cosa significano per te tutti questi risultati che hai già raggiunto? Avere una vita piena sia di gioia che di amore. Cosa pensi che tutto questo potrà comportare nel tuo futuro? Sicuramente se prima ero strana, adesso sarò ancora più strana. Mi diranno che sono anche matta di investire di questi periodi, ma tu lasci un lavoro. Io sono talmente sicura di me che non ascolto nessuno. Io vado dritta per la mia strada, nessuno mi ferma. Anche al lavoro mi dicono: ma come farai? Ma sai quanto ci rimetti? Non mi interessa, io ho tante cose migliori da fare che mi riempiono la vita e sono già nell'abbondanza, perché se mi guardo intorno io ho tanta abbondanza, l'abbondanza dell'amicizia con i compagni, di amore che ho ritrovato verso di me, della serenità, di avere uno scopo, cioè sono tutte abbondanze che portano un'altra abbondanza. Penso che la mia vita cambierà, sarà stravolta, no che cambia, penso che sarà stravolta. Non so, mi fa sentire un fuoco d'artificio, proprio scoppiettante. Pensare di cambiare completamente vita, visto che è una delle cose che fa paura a tante persone, no? Oddio, cambiare vita, adesso ormai ho 30 anni, 30 anni. Beh, io ne ho 62, quindi. Nessuno ci crederà quando sentirà la tua intervista, ma come ti fa sentire cambiare vita con tutta questa energia a 62 anni? Mi fa sentire ancora giovane, che ho tanti progetti da portare avanti. Ho stravolto un po' la mia vita a 40 anni, adesso la stravolgo ancora di più. Le mie sorelle mi dicono: ma tu ti rendi conto l'età che hai? No, quanti anni ho? Ho una vita da portare avanti e da costruire. A me non fa né paura cambiarla, perché sono entrata nel flusso, e né mi ferma il fatto che ho 62 anni. Se devo portare avanti il mio scopo, magari Dio mi farà campare fino a 80 anni, 100 anni, chi lo sa? Non si può sapere cosa ti è riservato, no? Io non avrei mai pensato di essere come sono oggi, con uno scopo, di non voler più avere un lavoro fisso. Se hai dentro di te tanta gioia, tanta voglia di fare del lavoro fisso, non te ne importa niente, perché non puoi mettere in campo quello che sei. Se io stravolgo la mia vita, so le dipendenze di me e esprimo quello che sono e quello che voglio. Non ho paura di nulla. Penso che il mio scopo, se io ci penso, penso che avrò apportato tanto alla comunità di amore, di gioia, di possibilità per poter crescere, identificarsi in persone diverse,
diverse da quel che sono. Se ci penso, mi farei proprio una statua e direi: questa è Gabriella che ha stravolto la sua vita e ha portato tanto amore a tante persone. Molto bella questa cosa, io sono veramente contenta di averti qui. Ho avuto un sacco di brividi mentre parlavi perché hai detto delle cose che penso potranno ispirare molte persone. C'è qualcosa che puoi suggerire alle persone che guarderanno la tua intervista? Io suggerisco di aprirsi con te, fare un colloquio con te e seguirti, perché seppure inizialmente uno può non crederci, perché magari non crede che c'è un'energia che ci fa sentire divini a tutti, capita, io parlo con qualcuno e è scettico, ma poi quando vede me il prima e vede me adesso non è più così scettico, però forse ha paura di mettersi in gioco. Io suggerirei di non mettersi paura nel mettersi in gioco, perché è vero, superare tanti blocchi, tante paure, non sarà facilissimo, copriranno una gioia immensa che le ripaga di tante altre cose. Quindi io consiglio di seguirti, di approcciarsi a te e farsi aiutare, perché poi scopriranno un loro diverso, un migliore, superare tante cose che adesso non li fanno vivere, li fanno sentire magari tristi, li fanno sentire una vita, vale la pena di viverla? Boh, mi alzo la mattina, come facevo io, vale la pena di vivere? Ma perché sono qui? Io prima aiutavo gli altri, ma diverso da come lo faccio adesso. Tanto amore per me che lo riverso sugli altri. In modo diverso, e questo rende tanto felice me e anche l'approccio degli altri con me è diverso. Il mio consiglio è di seguirti, provare per credere, no? Anch'io ero un po' titubante all'inizio, ma non per te, per me, perché dicevo: ma io non sono all'altezza di capire queste cose. Patrizia parla di tante cose che io non conosco, però non mi sono tirata indietro perché sono un po' testarda e quindi ho detto: vediamo fin dove arrivo. Ho provato Rimini e già tornata da Rimini ho sentito che era un po' diverso. Ho provato la Maremma e lì mi si è smosso, ma proprio tanto, che forse covava, ma c'è stato un click in Maremma che me l'ha tirato fuori tutto insieme. Oh, vabbè, Algarve è Algarve. Questi sono tre degli incontri che ha fatto Gabriella, che sono stati veramente Sì. importanti. Essere proprio insieme a te, stare a contatto fisicamente con te, è come se tu ci abbracciassi a tutti, non lo so, a uno ci abbracciavi e ci portavi a tirare fuori quello che c'era. E a ognuno di noi ci hai aiutato, ci hai fatto capire senza farci dipendere da te. Tu ci hai spronato a lavorare con noi stessi, a capire noi. E poi tu magari ci potevi dare qualche suggerimento. Con te io mi sono sentita abbracciata, sono andata a pagaiare il fatto che c'eri tu, non lo so, mi dava sicurezza e sono andata tranquilla proprio. Mi sono goduta 3 ore, ma un'esperienza che ha tirato fuori tante cose, tante emozioni, tanti pensieri che non avremmo avuto. Ognuno ha messo in campo le proprie emozioni e le proprie azioni. Bellissimo. Grazie Patrizia, grazie. Grazie a te Gabriella, grazie, sei stata veramente meravigliosa, emozionante. Penso che le persone saranno rapite dalle tue parole. Ti ringrazio per aver condiviso la tua esperienza con tutte le persone che ti guarderanno e ti mando un grande abbraccio. Grazie, un abbraccio a te e un abbraccio a tutti quelli che ci vedranno. Ciao Patrizia, a Ciao. presto.